Perché Dante scrive la Divina Commedia? È Dante stesso a rivelarlo in una famosa epistola indirizzata a Can Grande della Scala, il signore di Verona presso cui il poeta aveva trovato ospitalità negli ultimi anni dell'esilio, e è una lettera molto importante per due ragioni. La prima è una lettera di dedica con cui appunto Dante dedica l'ultima fatica, il paradiso, a Can Grande della Scala. Il secondo motivo è perché in questa lettera programmatica Dante rivela la ragione del titolo, perché commedia, e la finalità dell'opera, e giustifica anche lo stile multiforme e variegato. Il titolo dell'opera, dice Dante, è "Comincia la commedia di Dante Alighieri, fiorentino di nascita, non di costumi". Dante dice di essere nato a Firenze, ma di non appartenere moralmente, costumi, alla condotta dei suoi concittadini. Egli cioè prende le distanze dal comportamento di quegli stessi cittadini che lo hanno esiliato. Non si riconosce nel sistema di valori che questa città ha acquisito nel tempo. Perché? Perché Firenze, come scopriremo leggendo tutti i sesti canti delle Tre Canti, che è la città partita, la città divisa, è la città oppressa dal senso di cupidigia, di avidità, in cui si sono persi i valori del passato e domina l'avidità, il desiderio di guadagno. Per spiegare il titolo dato al poema, Dante contrappone la commedia alla tragedia. Perché? Quale diversa materia trattano i due generi? Cerchiamo di evidenziarlo nel testo. La commedia, dice, è un genere di narrazione poetica differente da tutti gli altri, infatti è diversa dalla tragedia nella materia in questo: la tragedia da principio è ammirabile e quieta, e nella fine o esito è rivoltante e terrificante. La commedia invece comincia dalle difficoltà di un soggetto qualunque, ma la sua materia termina felicemente. È chiara la scelta del termine commedia. Sta a indicare lo sviluppo della vicenda. La commedia, infatti, la commedia dantesca inizia in una situazione di enorme difficoltà, Dante si è perduto in una selva oscura, e termina felicemente, cioè inizia nel buio totale e finisce nella luce folgorante della visione di Dio. Ma Dante ha scelto di dare questo titolo alla sua opera per un altro motivo, un motivo stilistico. Qui si rifà a un trattato di un poeta latino, Orazio, che nella sua arte poetica aveva giustificato, diciamo così, la molteplicità degli stili della commedia. Dante sceglie la commedia perché gli offre la possibilità di usare registri linguistici diversi, non solo quello sublime ed elevato della tragedia, ma anche quello dimesso oppure basso o addirittura volgare proprio della commedia. Una testimonianza eloquente di questo è la conclusione del 21° canto dell'Inferno. La molteplicità dei livelli linguistici si spiega anche alla luce della complessità della rappresentazione del mondo che emerge dalla Divina Commedia. L'aggettivo divina, ovviamente, non è da attribuirsi a Dante, come sappiamo, è una scelta editoriale posteriore.